Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Ieri sera è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle, con la presenza della produttrice Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis e attualmente fidanzata con il ballerino Angelo Madonia. Dopo una prima puntata tranquilla, ieri sera gli animi si sono accesi e Sonia ha avuto uno scontro acceso con la giuria. Le tensioni sono proseguite dietro le quinte, con la Bruganelli visibilmente arrabbiata. Durante la puntata, Sonia ha ricevuto critiche pungenti da Selvaggia Lucarelli, che ha sottolineato la mancanza di presenza scenica della concorrente. La Bruganelli ha risposto con fermezza, difendendo la sua personalità e il suo percorso di vita. Le tensioni sono continuate anche dopo la fine della puntata, con la Bruganelli visibilmente infastidita. Durante una discussione con Angelo Madonia, Lucarelli ha lanciato una frecciatina alla Bruganelli, definendola poco simpatica. Questo ha scatenato ulteriori tensioni dietro le quinte, con la Bruganelli che non ha digerito le parole della giurata. Il giornalista Giuseppe Candela ha rivelato che la Bruganelli è apparsa furiosa dietro le quinte, confermando che le tensioni sono ancora alte. Si prevede che la concorrente non farà sconti a nessuno nelle prossime puntate. Restiamo quindi in attesa di nuovi colpi di scena e di fuoco e fiamme sul palco di...